È chiaro che quando si fa una manifestazione che tende come ogni anno a essere la conclusione di un percorso educativo, è chiaro che le istituzioni devono essere presenti, perché sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, le chiamerei presenza delle istituzioni. Maria Falcone ha anticipato le inevitabili polemiche rispondendo a un anno di distanza a quelle dello scorso anno su presenze e inviti. A Palazzo Jung la Fondazione punta alla creazione di un museo della memoria stabile che non parli solo di morte, sangue e dolore, ma che faccia capire un po' come gli eroi del nostro risorgimento italiano rappresentavano lo spirito, la forza, l'animo di volere un'Italia indipendente. Devo dire che quella di oggi è soltanto la posa di una prima pietra di quello che sarà, spero, a fine ottobre il Museo della Memoria. È importantissimo che innanzitutto questo bene così bello e trascurato sia di nuovo ridato alla città, che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la memoria, ma anche la voglia del cambiamento e la voglia di lavorare per far meglio la nostra Sicilia. Ieri Tina Montinaro ha detto sì, ok, è stato preso a Messina Denaro, però bisogna dire ai ragazzi che la mafia non l'è sconfitta. Beh, io credo sempre che con l'arresto di Messina Denaro si è chiuso un cerchio, cioè si è finalmente messo al 41 bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa Nostra, quelli che sono stati responsabili delle stragi del 92 e del 93, di cui spesso non si parla, ma che sono stati fondamentali nella storia del nostro paese. Credo comunque che, come dice Tina, certo la giustizia deve continuare ad andare avanti e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia.